2018, incomincia la nuova trasmissione. Cercheremo di farvi vedere dei posti bellissimi. Oggi siamo a Trecenta, nel canale Fissero Tartaro, e insieme ai miei amici faremo una pescata su dei pesci locali, brem, carassi, qualche pesce gatto claro se lo prendiamo. Giornata un po' impervia, la nostra location iniziale era Adria, a Piantemelon. Condizioni meteo e di acqua sono state terribili, che ci hanno costretto a spostarci perché il vento micidiale in quella zona ci spingeva talmente tanto che non riusciamo neanche a vedere le canne, per cui abbiamo cambiato location. Siamo qua su suggerimento di alcuni amici, noi abbiamo pescato a monte e a valle in questa zona, tante altre volte abbiamo preso pesci, speriamo di divertirci e di farvi vedere qualche bella cattura. In questa nostra uscita ci accompagneranno Vanni Ligabue, mio compagno di squadra, Andrea Pettinaro, altro mio compagno di squadra, che cercheremo di fare il nostro meglio per farvi vedere qualche bel pesce. Andiamo a preparare le pasture perché è la cosa che ci interessa di più, andiamo a montare le canne e le nostre postazioni per farvi vedere veramente come è giusto preparare una postazione per fare una gara e, diciamo così, un setting generale per quando noi ci prepariamo a fare delle competizioni così in giro per l'Italia. Per la pescata di oggi vi faremo vedere utilizzare due pasture, Brem Competition Black e la Big Brem Black, due pasture nere, perché su questi fondali qua io preferisco sempre utilizzare le pasture scure. Abbiamo provato qualche volta le pasture chiare, Vanni però non ha dato quelle rese che non ci aspettavamo. Qui naturalmente i fondi sono abbastanza scuri, per cui una pastura abbastanza, diciamo così, che si confonde col fondo, soprattutto perché ci sono molti luciperche e soprattutto dei siluri, è sempre molto meglio utilizzarlo sul discorso delle brem. Adesso vi facciamo vedere una bagnatura corretta di queste due pasture qui. La quantità delle pasture, giustamente, secondo me è un chilo, giusto? Un chilo, un chilo. E in una pescata di 5 ore è più che sufficiente. Vi facciamo vedere una corretta bagnatura. Caratteristica della pastura, vedete, è molto molto scura e abbastanza sottile, mentre la Big Brem Black, come vedete, ha una grana decisamente più grossettina. Queste sono le due differenze delle pasture, la Competition e la Big Brem. Vedete, questa qui è leggermente di grana più grossa e sicuramente nel momento in cui metteremo l'acqua vedrete la grandissima differenza. Naturalmente in questo caso qui le andiamo a miscelare insieme per ottenere un composto perfetto. La quantità di acqua da mettere nella pastura è in base alla tenacità che vogliamo la pastura. In questo momento qui Vanni va a mettere almeno mezza pinta d'acqua in questo inizio qui di 2 kg e andiamo a dare la prima girata. In questo modo qui andiamo a amalgamare tutta la pastura, prende una prima umidità e ci rendiamo conto di quanta altra acqua dobbiamo metterci. Metterla tutta immediatamente può essere un errore delle volte, perché abbiamo bisogno alcune volte di pescare dei pesci medio piccoli e una pastura leggermente scarica d'acqua è sicuramente una cosa migliore. La pastura ha già preso un'umidità e vedete che ha già una buona tenuta, dobbiamo farla riposare almeno 5 minuti e poi vedremo quanta altra acqua aggiungere. Molto facile da bagnare ed estremamente facile da utilizzare. Come vedete la pastura ha già preso la sua consistenza perfetta per la nostra pescata. Qualora l'acqua avesse una certa percorrenza, cioè una certa velocità, noi diciamo sempre che è conveniente aggiungere un po' di terra. La terra va aggiunta solo setacciandole là sopra per dargli il peso necessario per far sì che arrivi sul fondo e nello stesso tempo lavori immediatamente. La terra in considerazione è la Dump Lim Black, ossia utilizziamo lo stesso colore della pastura nera anche nella pastura nera. Qualora utilizzassimo delle pasture chiare sarebbe più che sufficiente una terra di somma chiara, però la nostra consistenza oggi ci sembra più che adatta, non andiamo ad aggiungere alcuna terra, però se durante la pescata vedremo dovesse servire non c'è bisogno, le andiamo ad aggiungere. Naturalmente noi abbiamo bagnato 2 kg di pastura perché siamo in 3 oggi a pescare ed è una quantità più che sufficiente. Pasturatore da utilizzare oggi 50-60 grammi, crediamo. Esatto. Qui non abbiamo mai pescato, ossia abbiamo pescato a monte e a valle di questo tratto, e per cui non sappiamo esattamente quali siano i pesci da prendere. Proviamo, siamo in 3 canne, proviamo.
situazione oggi molto difficile, questo vento qua con queste onde, molto molto freddo. Stiamo cercando di capire come mangiano i pesci e soprattutto in che zona del canale si stanno muovendo. Non è così facile perché purtroppo le piogge dei giorni scorsi, soprattutto la neve, nello sciogliersi probabilmente ha rallentato tantissimo l'attività di tutti i pesci. 10 minuti che stiamo pescando, qualche mangiata l'abbiamo già vista, non sono mangiate di pesci interessanti, sono pesci abbastanza piccoli. Stiamo utilizzando la tecnica naturalmente del feeder fishing e come esche stiamo utilizzando delle esche prettamente agonistiche del fuil, del fuil, del verde vase, qualche rigatino da riempire l'amo e naturalmente qualche pezzo di verme tagliato. Adesso ho visto una mangiata e sono molto fiducioso. In questo momento qui stiamo cercando di capire, di sondare un po' il canale, siamo partiti a circa 5 metri, 6 metri staccato dal canale dalla sponda opposta, è un punto dove c'è una piccola discesa probabilmente rappresentata da queste piastre, come vedo da questa parte qua, probabilmente anche di là vedo dei sassi, è opportuno stare un po' staccati. Naturalmente appena il nostro pasturatore ha posato il fondo io cerco di darci un po' di filo per creare una pancia della nostra treccia, in modo che il pasturatore non si carichi troppo, non carichi la nostra treccia, non carichi troppo la velocità dell'acqua, perché stiamo pescando con un pasturatore da 60 grammi e lo sta spostando. Per cui cerchiamo di creare questa pancia qua in modo che il pasturatore stia fermo sul fondo, se no salta in continuazione e esce dalla linea della nostra pasturazione. Sono tentativi che stiamo facendo per cercare di capire appunto dove stazionano i pesci in questo momento qui nel canale. L'acqua è veramente molto fredda, però un po' di luce c'è, un po' di caldo c'è, speriamo che si metta in movimento. Un pesce è arrivato, deve essere una brem, una bremotta, perfetto, bella Andrea. Ispiron Master Feeder e Andrea Pettinaroli ha già bollato e noi siamo a zero, accidenti. E anche Vanni ha bollato. I pesci stranamente invece che salire dal basso verso l'alto si stanno scendendo dall'alto verso il basso, non so il perché. Eh sì, una bremottina. Perfetto, l'importante è che i pesci si stiano muovendo, che è la cosa che ci interessa di più. Non sono pesci grossi in questo momento, ma le mangiate si stanno susseguendo. Classica bram da canale, vedete la linea, questo pesce qui è stato attaccato da un pesce predatore, vedete le linee qua e si è salvato, adesso le lasciamo nella massa. Oggi stiamo utilizzando una canna nuovissima, si chiama Ultimate Professional, versione 11.8 con un pasturatore da 60 grammi e non ho alcun problema nel lanciarlo, nel gestirlo. Mentre Vanni sta utilizzando una canna da 12 piedi 8, sempre Ultimate Professional. Sono le ultime canne nate in casa Trabucco. È una canna caratteristica di avere un pezzo, la base praticamente, molto molto rigida, senza anelli, e il primo anello posizionato nel sovracalcio, molto molto grosso, che ci permette di utilizzare trecciati, lanciare anche lontano, con pasturatori da anche 60 grammi, senza avere nessun problema nella gestione. La lenza, una lenza molto semplice, come faccio di solito, io sto utilizzando nel mulinello una treccia, la nuova treccia affondante Power Silk, e naturalmente utilizzo uno shock leader in monofilo, cioè un filo conico, che mi aiuta a congiungere treccia e naturalmente il mio finale in modo da poter lanciare senza alcun problema. Non ho messo alcuna girella di congiunzione tra la mia lenza madre e il mio finale, ho fatto semplicemente un piccolo nodo perché essendoci della corrente evito che qualsiasi cosa mi si fermi sopra il mio finale, per cercare di mettere tutto molto morbido davanti al mio pesce. Questo pasturatore qui, un IRTEC Windows, Open Windows, che mi dà la possibilità di caricare con molta facilità la pastura e nello stesso tempo rilasciarla.
base completamente in piombo, per cui una base molto stretta e molto pesante. Adesso vi faccio vedere con dentro un po' di pastura come si presenta. All'interno vedete qualche piccolo fuile che già esce dai fori, per cui nel momento in cui sarà sul fondo questo pasturatore e alla minima pressione che ci sarà dell'acqua, la pastura uscirà lentamente andandosi a depositare intorno al mio pasturatore. Nel momento in cui lo richiamo, il pasturatore partirà dal fondo senza tanti problemi. Su questo pasturatore è stato applicato anche un anello in power gum che mi permette di ammortizzare sia nelle fasi di lancio che nelle fasi di trazione, cioè se il pesce ha mangiato, di ammortizzare il peso del pasturatore e naturalmente non spaccare la mia lenza. Voilà. Bella Vanni, quello è un bel pesce, questo è un bremone, niente, ho preso il secondo pesce che l'avevo raggiunto, niente, mi vuole star davanti per forza, apri le mani, il signore apriva le mani, dai, va bene, però tu l'hai presa bella, ma io non è che sono da meno, perché credo che tu hai preso un pesce gatto, ma io ho preso una brem. Ho preso la mamma delle brem. Comincio a mangiare. Non è grossissima, ma è sicuramente un altro bel pesce. L'amo piccolo è stata la mossa vincente. 3 begatini bianchi, oppure 2 begatini bianchi e un verde vase. È sicuramente l'esca migliore in questo momento. L'amo in questione che sto utilizzando è un 16210 XB della serie XPS. È un amo che punge tantissimo, io lo utilizzo molto per il verde vase e ho con delle esche molto delicate. È un amo, come potete vedere qui dal disegno, a gambo leggermente corto, una buona rotondità con una buona punta ad altissima penetrazione. Un amo che mi consente, anche se dovessi prendere un pesce di buona dimensione, tenerlo e portarlo al mio guadino. Naturalmente con delle canne da feeder che sono corte e un pochino rigide, bisogna sempre secondare la fuga del pesce. Un po' di frizione, un po' di antiritorno, si riesce sicuramente a domarlo. Un consiglio che vi do quando dovete fare il lancio ed essere sicuri che la vostra lenza sia sempre libera, è fare questo movimento qui, prendendo il filo e facendolo passare in mezzo agli anelli. Questo vi consente di essere assolutamente sicuri che il filo sia libero, e soprattutto con le trecce che delle volte sono un po' critiche, si può rompere le cime, perché noi peschiamo con delle cime molto fini, è sicuramente un piccolo stratagemma per essere sempre liberi con la lenza, veloci nel lanciare e l'uscita sempre molto pulita. In casa Trabucco sono nati 2 monofili che le possiamo utilizzare sia per il montaggio dei nostri finali e sia per il montaggio sui mulinelli. AB Plus, cioè vuol dire abrasion, oppure SS Plus, vuol dire super soft, molto molto morbido. Questi 2 fili qui, uno azzurro e uno arancione, hanno la caratteristica di essere totalmente cristalli, totalmente neutri, e adesso ve lo farò vedere, con un carico di rottura elevatissimo, zero memoria all'imbobinamento e, come vi dicevo prima, possono essere utilizzati sia per la pesca classica col mulinello che per il montaggio dei nostri finali. Io lo sto utilizzando nel feeder per creare i finali classici. Voi sapete che io sono innamorato di un fluorocarbon FC 403
grandissimo carico di rottura, grandissima tenuta al nodo e lo uso praticamente sempre. Quest'anno ho incominciato a utilizzare anche questi nuovi fili qua, che in certe occasioni, come per esempio questi canali qua, dove ci sono tantissime cozze sul fondo o degli sassi, cose di questo genere qui, la B Plus è un filo che mi aiuta tantissimo a non rovinare la mia parte finale della lenza. S Plus invece nel momento in cui devo presentare l'esca molto molto morbida e scendere giù molto 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 lentamente con un amo tipo del 18 del 20 o un beghettino, mi aiuterà tantissimo a fregare qualche pesce magari sospettoso. Questi due fili qui vi farò vedere adesso il nodo più brutto che si possa fare vedere al filo e che tenuta ha. Filo del 14,3. Ne prendo un pezzo, faccio un nodo che nella pesca non si fa mai, cioè il classico zero. Qualsiasi filo che si fa questo nodo si rompe. Guardate i miei due pollici, se sto tirando, non sto scherzando, non ve lo posso far provare. E vi dico, andate nei negozi a provarlo, ma guardate le mie punte delle dita, quanto sto tirando per cercare di rompere questo filo, in diretta, vedete? Ho tirato talmente tanto che lo si vede dai due lati del filo, e lui non si è rotto. Ci sono decisamente entrati, perché ogni lancio si vede una mangiata adesso, ma tutto perché abbiamo sicuramente cambiato un po' la nostra tecnica e la velocità dell'acqua ha decisamente rallentato. La taglia più o meno è circa 200-250 grammi, e su tutti i pesci sono più o meno di questa taglia. Vuol dire che c'è un buon branco di pesci sotto. Abbiamo tolto il verde vase perché vedevamo delle mangiate con dei pesci un po' troppo piccoli e stiamo mettendo due o tre begatini morti bianchi. La misura della treccia da utilizzare in questi casi qui è una 0,08, massimo 0,10. I carichi di rottura sono molto elevati, per cui non ci sono assolutamente problemi di tenuta anche con un pastoratore di 60 o 90 grammi. Caratteristica di questo filo qui è un filo che ha all'interno un ulteriore filo che gli dà la totale affondabilità. Questa è l'unica treccia in commercio veramente affondante. Dynatex Power Silk. Puntinato. Questo è il channel, pesce gatto channel. Facciamo vedere come si prepara una postazione per fare una gara. Naturalmente Vanni è sicuramente esperto in questa cosa qui, perché riesce ad attrezzarsi intorno con diversi accessori fondamentali durante una gara e naturalmente non avere ostacoli, questa è la cosa principale. Di conseguenza, una buona pedana laterale, che in questo caso qui ha una possibilità di coprire tutto quello che si tratta, esche e pasture, e soprattutto quando ci sono delle condizioni meteo, come ci è successo, con grandissime piogge o vento, questo ci aiuta. Si ripara completamente da tutto. Praticamente si stringe il galletto in modo tale che in condizioni di tempo avverso, molto vento e pioggia, e pioggia, si riesca a non far muovere la tenda in modo tale da non
non continuare a spostarsi. Tirando il galletto ha anche una molla di frizione all'interno dell'intelaiatura. Poi una vaschetta frontale dove possiamo metterci delle nostre scatole di questi contenitori che possiamo mettere dentro le nostre esche e naturalmente portarle via dalla pedana. Questa è la cosa più importante perché è fatta in modo che queste Magic Box, queste scatole Bite Box, si incastrano perfettamente e non si muovono assolutamente. Naturalmente, essendo montata su un piede rotondo, si può girare in qualsiasi rotazione. Ho visto che ti sei attrezzato di dietro in una maniera pazzesca, spiegami bene questo vassoio posteriore. Questo vassoio posteriore è fatto soprattutto di servizio, perché noi siamo girati di schiena a lui e qui appoggiamo tutto quello che ci pare. Possiamo mettere delle scatole portapasturatori chiuse, può mettere i pasturatori stessi, la bottiglia d'acqua, quant'altro. Qui abbiamo deciso di esporre tutti i nostri prodotti che abbiamo utilizzato oggi per la pescata. E naturalmente questa qui ha una grandissima tenuta perché è veramente micidiale. Questi piedi qua praticamente non appoggiano assolutamente, anzi ci possono servire eventualmente per avvitarci sopra dei poggia punte tipo dei supporti per posteriore per le canne, per mettere le nostre canne posteriormente, perché sono tutte e due forniti di una vita superiore. Adesso Vanni mi spiega alcune cose ve le abbiamo fatte già vedere io, e adesso vi fa vedere questo pasturatore qui. Che pasturatore è questo, Vanni? È veramente molto grande. Questo è lo Spodding Cage Feeder, praticamente è nato in casa Trabucco solo esclusivamente per la pasturazione, perché è molto leggero come piombatura, quindi per una pescata non ha una valenza così importante. Questo però serve per quando fai il fondo iniziale, giusto? Esatto, però quando uno vuole pasturare oltre i 20 metri con precisione usa soprattutto un pasturatore che studiato come un distance cage feeder, che ci porta le esche sul fondo. E tu richiamandola automaticamente le scarichi tutte in un'unica posizione, giusto? Per cui molto facile, viene già fornita una confezione con due pasturatori e ogni pasturatore è già fatto, è già montato direttamente da girare col moschettone, per cui si può attaccare direttamente la canna. Altro pasturatore che abbiamo utilizzato oggi quando c'è stato un attimo di calma a livello di pesca è quest'altro pasturatore qui a gabbietta, che vedete che ha proprio il fondo piatto, per cui si posa sul fondo, e quando c'era molta corrente, questo qua ho visto che l'hai utilizzato diverse volte per rilasciare giù più velocemente tutto quello che era la pastura. In quel momento lì però non avevi esche dentro, giusto? Assolutamente. Per cui solo la pastura, questo oval wire cage ti permette di posarti sul fondo, non scivolare via lungo la corrente, molto molto valido. Gli ami che hai utilizzato oggi? Sono praticamente il 14 del 210 XB per innescare i bigatti. Quando mettevi due o tre begattini, giusto? Esatto, quel che Bianchi, più. Che è stata l'esca assolutamente più adescante, però nei momenti iniziali dove avevamo paura assolutamente di prendere molto poco, ho usato il 631 XK. È un amo rotondo, vedo a filo abbastanza sottile, per cui una presentazione dell'esca quasi perfetta. Per cui hai utilizzato sempre un amo del 14 a crescere. Sì, e hai finito col 110, mi dicevi, perché... Col 110 XK, dove ho anche provato a innescare dei pezzettini di verme, oltre al bigattino, perché i pesci sono ritornati a farsi più difficili. Vedo che utilizzi sempre degli ami abbastanza scuri, perché naturalmente stai utilizzando delle esche un pochino così, da fondo, come hai detto, dei pezzi di vermi. Caster, dei pinchi ho visto che andavano molto bene. Molto bene, sia stirati che vivi. Assolutamente stirati, intesi begatino morto, giusto? Begatino morto. Esatto. Noi naturalmente usiamo dei gerghe che è un po' degli slang d'agonista. E adesso però mi fai vedere come ci si piazza con una pedana e con il panchetto in una maniera da pescare 4-5 ore senza avere mal di schiena ed essere al massimo della performance.
abbiamo ideato questo sistema per attacco nasse che è studiato soprattutto per il crescere di questa pesca nelle fisheries, dove è obbligatorio l'uso dalle 2 alle 3 nasse nel caso del superamento del 50-60 kg di pescato. Siccome nel panchetto non si poteva avere troppi sganci rapidi, abbiamo ideato questa barra che porta 1 con questo sgancio rapido, 2 e il terzo non l'ho potuto attaccare in quanto l'ingombro della pedana, con questo piccolo nottolino di ottone con una testata esagonale che si infila all'interno del gancio, dello sgancio rapido, e va attaccato alle varie nasse. Si può già avere la nassa attaccata alla sua boccola filettata e semplicemente riattaccarla nel portanasse. La facilità infatti nelle pesature è estremamente facile e adesso rilascio il pesce. Questo è il nostro meraviglioso pescato di oggi in questo tratto di Fissero Tartaro. Allora, per il panchetto diametro 36 abbiamo realizzato questa nuova pedana più larga, assolutamente, per la platform che andremo poi a mettere sopra, fatta per questi posti dove l'avversità della sponda competono assolutamente una pedana. Adesso vi farò vedere la facile applicazione di essa sulla sponda. Dopo aver regolato i piedi, quelli dietro vanno sempre bassissimi e vanno regolati solo nel caso che le bolle vi dicano che non è in asse sul terreno. Io purtroppo tento sempre di rubare qualche metro alla pescata e tendo a metterla in modo da stare giusti sulla terra, ma in bolla. La bolla qui davanti è perfetta, quella dietro ci dice che siamo un po' troppo inclinati verso la sponda. Passiamo ad abbassare il piede posteriore. È meglio che sia sempre un pochino inclinata impennandosi in alto, in modo tale che dopo andremo a applicare il panchetto in bolla su di essa. Passiamo a mettere il panchetto sulla pedana. Ci sinceriamo che i piedi sia posteriori che anteriori appoggino perfettamente. Il panchetto è perfettamente in bolla, non si muove nulla. È tutto stabilissimo. Come vedete. Dopo aver piazzato agevolmente il panchetto sopra la pedana, se le due bolle della pedana sono perfette in squadro, anche il panchetto, grazie a questa e quest'altra bolla, vi diranno che tutta la piattaforma è perfettamente in bolla. Poi passiamo a montare gli accessori. Questo è un'altra novità. È un feeder arm assolutamente rigido, fatto per la pesca feeder. In questi posti io lo adoro in quanto si può con facilità alzare ed abbassare il tubolare con l'arm rest sopra. Si aggancia al panchetto anteriore, io uso sempre, qui si usa metterlo dalla parte destra del panchetto, poi si passa a montare l'appoggiacanne laterale di fianco, con la canna poi avremo la posizione perfetta. Questa è più o meno la posizione che bisogna pescare in questi posti dove l'acqua corre. Poi saremo noi a giocare sull'armrest nell'inclinazione della vetta più o meno. Siamo arrivati alla fine, prima puntata di Feeder Master qui nel Fissero Tartaro.
con naturalmente Andrea Pettinaroli, Vanni Ligabue e Andrea Venturini, vi abbiamo fatto vedere una pescata un po' particolare, un po' più da gara rispetto alle varie pescate che solitamente vi facciamo vedere. Speriamo di avervi insegnato qualche cosa, noi ce l'abbiamo messa tutta. Naturalmente siamo ai primi di marzo, l'aria è molto fredda, l'acqua è molto fredda, abbiamo cercato di prendere quello che veniva. Ringrazio tutti dell'ascolto e alla prossima puntata di Feeder Master. Arrivederci!